Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: l'isola dei famosi trema dall'interno, un evento impensabile quello che accade. Purtroppo per lui la fine pare molto vicina. L'isola dei famosi 2022 continua a riservare sorprese. Uno dei naufraghi sembra essere ormai da un po' di tempo in difficoltà, dato che sta passando il suo tempo in infermeria sotto osservazione. Nonostante ciò, gli scontri tra naufraghi sembrano non placarsi mai. Recentemente, proprio i fratelli Cavassi si sono scagliati contro un loro compagno. Ecco di chi si tratta. Intanto però in Honduras gli scontri non sembra vogliono affatto placarsi. I naufraghi continuano a rivolgersi parole pesanti, e a non trovarsi d'accordo quasi su nulla. Nei giorni scorsi, come riportato dal sito Yahoo Notizie, i fratelli Cavassi si sono scagliati contro Roger Baldwin. I due a quanto pare non hanno apprezzato la presenza dell'ex fidanzata del modello sull'isola. Da diverso tempo, lui è tenuto in infermeria sotto osservazione. Nella scorsa puntata, infatti, era assente in Polopo. L'inviato dell'Isola dei Famosi 2022, Alvin, ha immediatamente spiegato la motivazione per la quale fosse assente. A quanto pare ha avuto un'infezione cutanea, ragion per cui i medici hanno ritenuto opportuno tenerlo lontano dai raggi del sole e dall'acqua salata. Per il naufrago dell'Isola dei Famosi la fine bussa alla porta. Insomma, nulla di grave, ma una semplice precauzione per evitare che la situazione si possa aggravare per Blind. Un'altra naufraga, di cui il pubblico è ormai follemente innamorato, Gwendalina Tavassi, ha raggiunto il rapper in infermeria per alcuni accertamenti nelle scorse ore. Attualmente non si hanno notizie inerenti al suo stato di salute. Secondo il parere di Gwendalina ed Edoardo, l'ormai ex coppia si è messa palesemente d'accordo per creare una situazione che potesse regalargli maggior notorietà. A riguardo, Edoardo Tavassi ha aperto una parentesi su questo. Roger viene sull'isola e si mette d'accordo con la ex. Le dice: "Io vado là da single. Faccio la storia con una ragazza. Tu fai quella che le dà fastidio in studio e ti invitano a venire qua". A queste parole si è aggiunto il commento di Gwendalina, la quale ha aggiunto parole molto dure. Roger non è rispettoso nei confronti di Stefania, se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei? Almeno potrebbe fingere un po' di dispiacere. Insomma, tra la situazione delicata con Roger Baldwino e l'ex fidanzata e la possibile uscita di Blind, le cose sull'isola diventano sempre di più critiche. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.